Allora, siete troppo curiose di sapere cosa pensa Sergio di questo nuovo taglio. Niente, si è arrabbiato, ha preso il volo e se n'è tornato a Roma. Perché abbiamo litigato tutto il pomeriggio per farsi sto taglio e alla fine. Scherzetto, ovviamente, ma come può andarsene? Vedeva l'ora di venire e io non vedevo l'ora che arrivasse, ovviamente. Comunque, ora ve lo dirà lui cosa ne pensa di questo nuovo taglio. No? Sì, voglio Cosa ne pensi di questo nuovo taglio? la boccia. Sì, Ma sei contento? Ti piace? molto. Mi vuole dare soddisfazioni, ma in realtà è contentissimo e felicissimo. Ho vinto io, Sì. ma avevate dubbi? Sì. Domani tutta rosa, step. Sì. Domani ve L'ex lo farò concorrente vedere del con la Grande tuta Fratello, rosa, Peter promesso. Sì. Il Uscita dalla cappello casa. abbiamo Ha fatto, subito tuta rosa, affrontato una priorità. poi capiamo Ricostruire insieme le qual è unghie il trascurate e prossimo. sistemare i capelli trasandati durante la sua permanenza nel reality. La sua attenzione al dettaglio e alla cura personale è evidente, poiché ha condiviso il risultato su social media per i suoi fan. Il suo nuovo look è stato accolto con entusiasmo, mostrando una Greta radiosa e sicura di sé. Questo gesto non solo evidenzia la sua passione per l'estetica, ma anche il suo impegno nel mantenere una connessione autentica con i suoi sostenitori. La sua trasformazione è un segno tangibile del suo desiderio di ritrovare la normalità dopo l'intensa esperienza nel Grande Fratello. Non ci posso credere, tra i capelli e le unghie sono troppo felice, è la mia giornata. Scusate se parlo col naso, ma ho raffreddore.